Sabato 20 ottobre 2012 a Roma, presso il Teatro Colosseo, l'Associazione Libera ha chiamato a raccolta associazioni, comitati, studenti e cittadini per ridare credibilità alla politica in vista delle prossime elezioni. Una giornata in cui voci e volti di chi opera sul territorio si sono alternati, presentando idee e proposte per costruire un'alternativa concreta e credibile per una regione Lazio più pulita. Io sono qui perché sono un figlio di un maresciallo dei Carabinieri che è stato ucciso dall''ndrangheta nel 1982. Quando ascolto queste storie di corruzione e di sistemi mafiosi all'interno degli enti e delle istituzioni, credo che mi sento, diciamo, offeso due volte, quindi mi sento motivato due volte ad essere qui. Uno, perché queste storie offendono il mio ricordo, offendono l'atto attraverso il quale mio padre è morto, cioè quello di fare il proprio dovere e sentirlo appunto come una questione morale, di poter fare il proprio dovere in ogni luogo e sempre. E due, perché offendono il mio futuro, oltre che il mio passato, i miei ricordi, offendono il mio futuro perché una politica debole, una politica corrotta vuol dire dare agio alle mafie di entrare sempre di più in luoghi di potere, in sistemi di potere, e quindi permettere sempre di più che succedano delle cose come quella che è successa a me. Invece appunto devono essere assolutamente contrastate e debellate, soprattutto dalle istituzioni, da chi dovrebbe amministrare la cosa pubblica. C'è ancora speranza. Complessivamente nella classe dirigente del nostro paese e di questa città. Oggi ormai purtroppo c'è un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata nel tessuto della nostra regione, in particolare al sud della regione, Frosinone, Latina, lungo il litorale e nella stessa capitale, dove insomma i soldi, che sono poi il vero punto forte, diciamo, della criminalità organizzata, vengono ripuliti, spesi in attività legali, e acquisto di immobili soprattutto, di attività, e questo ovviamente genera un pericolosissimo circolo vizioso. Secondo me va. La corruzione in Italia costa 60 miliardi l'anno. Con quei 60 miliardi l'anno si potrebbero fare tante iniziative per creare sviluppo e dare lavoro ai giovani. Quindi da questo punto di vista una lotta contro la corruzione nella pubblica amministrazione, nella politica, diventa sicuramente fondamentale per noi. Tutto quello che non è investimento nelle relazioni sociali, nella costruzione di una società più unita e più comunitaria, significa esattamente regalare spazi abbondanti per il proliferare delle mafie e delle criminalità. Quindi noi diciamo che oggi va invertita sostanzialmente la tendenza, dare più risorse al welfare, alle politiche di welfare, questo sia anche come manovra di contrasto alla criminalità. L'appello che facciamo a tutte le forze partitiche, anche in vista delle elezioni politiche nazionali, è a non candidare persone che sono state rinviate a giudizio per questi reati. La politica ha bisogno di credibilità, la credibilità la si costruisce non predicandola ma praticandola, e questa, noi pensiamo, l'adesione alla Carta di Pisa sia un modo concreto di praticare la buona politica. La seconda cosa, ci vuole chiarezza nelle proposte per essere credibili. Guardate, anche dal punto di vista di un ente locale, cose su questo fronte se ne possono fare tante. 15 punti che sono, fra l'altro, anche ovviamente c'è la possibilità di ampliarli eventualmente, ma non pensavamo di farne troppi proprio per evitare di fare soltanto l'elenco della spesa, però provare a sintetizzare almeno le priorità scaturite questa mattina e da diffondere a partire appunto da lunedì. Intanto si esprime sconcerto per l'emergenza democratica nella nostra regione, si dà vita alla manifestazione del 10 novembre proposta da Cittadinanza Attiva, alle quali le associazioni qui presenti aderiscono, e si propongono una serie di punti all'attenzione di coloro che dovrebbero andare a gestire poi il futuro assetto della nostra regione e del nostro comune, e le associazioni si fanno carico anche di vigilare affinché questi punti siano diciamo in qualche maniera inseriti nei programmi elettorali e soprattutto, cosa ancora più fondamentale, che siano poi rispettati. Intanto si parte dalla qualità delle candidature, non all'inserimento di rinviati a giudizio, e si riprende il testo della
Commissione parlamentare antimafia presieduta da Forgione che ha vastilato un decalogo ben preciso da questo punto di vista. Un impegno concreto per una concreta politica anticorruzione dal basso, e da questo punto di vista si assume tutto quello che è contenuto nella carta divisa promossa da Avviso Pubblico per le amministrazioni. Tre, ci impegniamo per la gestione dei beni confiscati alle mafie e capire quali strumenti e quali anche ausili le regioni e i comuni possono dare per il loro effettivo impiego. Il 4 è lo sviluppo concreto di politiche di sussidiarietà con il terzo settore e per la promozione di politiche di welfare, rafforzando la rete dei diritti fortemente minati in questi ultimi anni. 5, sviluppo degli strumenti di partecipazione popolare alla vita pubblica. 6, sostegno a percorsi di formazione, di diffusione della cultura della responsabilità civica nella scuola e non solo. 7, aumento di tutte le possibilità di microcredito per contrastare usura e racket. A questo punto ricordo fra l'altro che il 30 di ottobre Libera presenterà il primo rapporto nazionale sull'usura in Italia. 8, aumentare e potenziare tutte le politiche del territorio atte a far diventare beni comuni, beni veramente fruibili dalla popolazione. 9, il contrasto all'evasione fiscale e tariffaria. 10, trasparenza negli appalti, da fare con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, e nei procedimenti autorizzati cercare tutte le procedure per semplificare. 11, patto per la legalità e la sicurezza con tutti i livelli istituzionali di governo, ma soprattutto con gli ordini professionali, e quindi scandagliare bene tutto quello che veniva detto qui rispetto ai vari ordini che invece tendono a non partecipare mai ai tavoli di lavoro sulla legalità e soprattutto ad applicarli al loro interno. Inserire il reato ambientale nel codice penale, quindi rafforzare tutto quello che anche a livello nazionale si sta muovendo in tal senso. 13, rafforzare lo strumento dei poteri sostitutivi delle regioni nei confronti dei comuni per la lotta all'abusivismo. 14, rafforzamento del funzionamento dell'osservatorio del passaggio di capitali di impresa. E ultimo, ma non ultimo, è più importante, il rifinanziamento della legge regionale del diritto allo studio. Questi sono i 15 punti che sono stati, diciamo, maggiormente trattati in questo primo incontro. Ci sono altri punti che voi pensate possano essere inseriti ora, o se magari ci ragionate potete inviarli fra oggi pomeriggio, domenica, diciamo diamo tempo fino a lunedì mattina, a organizzazione@libera.it, in maniera da far poter uscire il documento lunedì pomeriggio e da poterlo fare girare in tutta la nostra rete, soprattutto a livello poi istituzionale. Quindi, se siamo d'accordo, il prossimo appuntamento è il 10 novembre per la manifestazione di cittadinanza attiva, con l'auspicio che questo è il primo punto, diciamo la prima tappa di un percorso che ci deve vedere protagonisti attenti ed attivi anche e soprattutto in questo momento, per tenere occhi aperti per costruire giustizia. Un impegno per tutte e tutti.